successo? Io la... Consigliere Matrona? La ringrazio, assessore. Che è successo? È la manutenzione, si è smontata la porta, sta cadendo la porta, assessore. Chiami il pronto intervento, se c'è un pronto intervento disponibile. Non c'è più. Vediamo la manutenzione. Questa è stata collaudata da poco, eh? Assessore, questa è collaudata da poco, eh? Vabbè, così era no, no, perché poi il caso ha voluto, non è caduto il parapedonale che il è caduto alla porta. Che è un dissuasore, ma il dissuasore è quello che si mette a terra, il parapedonale è quello in pietra che impedisce il passaggio delle macchine, che poi in quel punto il passaggio delle macchine non le vedo perché vedo che non abita là l'assessore, però vede la manutenzione qual è, assessore? Allora io voglio dire, ben venga quello che ha detto lei, sono soddisfatto della risposta, che lei ha dato mandato affinché intervengano a ripristinare il parapedonale. Io chiamo parapedonale, dissuasore e legga parapedonale, poi faremo uno studio tra dissuasore e parapedonale. No, mica ho finito, sta a parlare al telefono, sta a chiamare pronto intervento. Adesso arriva la squadra, non vi preoccupate. Allora, io non ce l'ho con gli uffici, assessore. Non mi metta in bocca parole, no, perché tanto sono sicuro che passerà poco, ma poco, neanche passa, già sarà in contatto diretto che diranno Matrona ha attaccato gli uffici. No, sì. Non si può. Però voglio dire. Per favore. Soddisfatto o no della risposta? Sto dicendo perché. Per favore, su. Allora, assessore, cioè lei mi dice che cade un parapedonale, cade un dissuasore, diciamolo, da circa 2 mesi cade in terra e adesso lei si sta attivando oggi o domani per rimetterlo su. Ma deve essere una cosa immediata, perché chi è venuto a fare il transennamento, non voglio dire la parolaccia. Non voglio dire la parola. Chi è venuto? Sono venuti i vigili, hanno fatto un verbale. A chi l'hanno portato sto verbale? Se non mi faccio arrabbiare, perché dopo mi arrabbiano. Dopo 2 mesi, un transennamento con una rete arancione, e adesso stanno aspettando che l'assessore domani si muove per andare a ritirare il parapedonale. I verbali bisogna leggere. Quando la polizia locale o il pronto intervento fanno i verbali, vanno letti. Se c'è un problema, va risolto. Questa è la responsabilità, assessore. Le responsabilità che ci mancano, in tante cose ci mancano queste responsabilità, continuano nelle piccole cose, proprio nelle stupidaggini, ok? Non mi ritengo soddisfatto, ma può pure ritirare su fra un mese. Tanto penso che fra un mese ancora sta lì quel partito. Grazie. Allora, vado all'interrogazione numero 53, consigliere Matrona. È carico, Poi... No, c'è la 52, riguarda l'assessore Antonelli. Franco. Faccia il numero 53, poi quello dell'assessore, abbiamo detto prima, su per favore. Presente interrogazione 53. Aspettate un attimo, perché tempo? Fuori i secondi? Potevamo fare 53? Allora, assessore Morgia, sai che io l'ho detto anche in commissione, no? Sul parcheggio, sul problema dei parcheggi a pagamento. Sa, forse è un chiodo fisso. È un chiodo fisso, perché io quando vedo delle cose che non vanno e queste cose continuano nel tempo a non andare e temporaneamente o provvisoriamente vengono mandate avanti, beh, io come cittadino, pagatore di tasse, di IMU, Tari, Tarsi e tutto quanto, mi chiedo, è arrivato il pronto intervento, assessore, se gli vuol dire che è successo, sta cadendo una porta, quella attosta a te. Si è levato. In mezzo alla strada.
prego, consigliere Matronda, la prego. Informazione, non so se è giusto o sbagliato. E mica è detto. Beh, che mica è detto che lei che vige abbia sempre ragione. Scusate. Dissuasori di parcheggio mi potrebbe anche piacere. Allora, dissuasori no. Allora, assessore, lei sa che io ho detto pago l'IMU, tari, tarsi, pago tutte, no? Però non voglio pagare parcheggio. O meglio, non voglio pagare determinati parcheggi non giustamente autorizzati, no, autorizzati non è, autorizzati sono stati autorizzati, però dati in un modo anomalo e provvisorio e temporaneo. Allora io mi chiedo, assessore, tutti vogliono il nome, ma io il nome non lo faccio, non lo faccio. Allora, no, non lo faccio, non lo faccio. Non. Allora io dico, assessore Morgia, 5 anni fa portavamo i parcheggi a pagamento, però giustamente adesso col nuovo piano regolatore del traffico, tutto quanto, succede che tutta la città consolidata sarà a pagamento. Tra un po', piano piano, l'onda blu si estenderà verso di noi, verso il nostro municipio, arriverà a circoscrivere alcune zone nostre. Credo la Tuscolana sarà la prossima che toccherà, anche se resistono i commercianti, però sarà la prossima. Però io dico, assessore, c'è un assessore che si rispetti, senza toglierle il rispetto, per carità, che cosa fa? Se porta un atto 8 anni fa e riporta quest'altro atto nuovamente 8 tempo fa, no? Dovrebbe portare a questo punto un ulteriore atto e dire: voglio regolarizzare il parcheggio a pagamento all'interno dell'ex 10° municipio. Perché non viene fatto, assessore? Perché continuiamo a chiudere gli occhi e a mettere la testa sotto terra, sotto la sabbia come gli struzzi, a far finta che nulla accade e nulla succede? Questo voglio chiedere all'assessore. Perché lei ha un eccellentissimo presidente della commissione lavori pubblici, molto preparato, facciamo la commissione sì e una no. Accettiamo uno sciopero sì o uno sciopero no? Non ho detto. Per favore, su. Non ho detto. Allora, interrogazione. Non ho detto quali. C'è stato. Illustriamo l'interrogazione, per favore. Ci sono 4 persone. Vabbè, consigliere Madonna, per favore, su. Non ho fatto il nome. Consigliere, l'interrogazione, per favore. No, perché non c'è casca il trabocchetto. Per favore, consigliere Madonna. Chiuda l'interrogazione. Allora voglio dire, no? Perché non si presenta un atto? Non si individuano anche altre zone, per carità. Ce ne abbiamo bisogno, vogliamo mettere i parcheggi a pagamento, darli alle cooperative, darli alle associazioni, darli ai non vedenti, darli a chi ci pare, no? Però perché non individuiamo le zone e cominciamo a fare veramente le cose serie significa atti, bandi, pubblicazione, gara, queste sono le cose serie, non aggiudicazioni temporanee in via eccezionale, temporanea, che durano da anni. Basta. Sì. Assessore Morgia, per favore. Non mi dia tutti questi meriti, consigliere Matrona. Diciamo, la situazione della sosta tariffata è precedente alla mia prima nomina da assessore. Ma non ci so, ma io penso di dire quello che è la rappresentazione, molto precedente anche alla mia prima nomina da assessore. Il Consiglio votò anche allora, ancor prima, diciamo si è perpetrata nel tempo. Per quello che lei dice, che l'individuazione di aree rispetto alla sosta tariffata, che ricorderà quando discutemmo anche di questa problematica per quello che era lo sviluppo del piano generale del traffico urbano, si intuiva che poi alcune aree potevano essere anche dei presidi, diciamo, più convenienti rispetto alla sosta tariffata di quelle strisce blu e di quella parcometrata. Sono stato, diciamo, buon profeta, ma questo nulla toglie al fatto che lei rappresenta di un ragionamento su come gestire dal punto di vista del bando, dell'evidenza pubblica, di come rassegnare queste aree. Io credo che il Consiglio possa legittimamente fare un atto di indirizzo che possa
come dire, investire la Giunta anche di poter indire un bando rispetto alle aree tariffate, in modo da che questa possano essere aperte a qualsiasi soggetto voglia gestire la sosta tariffata. Grazie. Prego, consigliere. Quale? Ok, accetto per buono il messaggio che ci ha mandato. Credo che sia, perché qui è ora da farla finire pure con queste assegnazioni, queste assegnazioni temporanee, basta. Cioè, io penso che i tempi stanno cambiando, assessore. Non possiamo più buttare i soldi dalla finestra in questa maniera, perché il cittadino credo che sia stanco di pagare, sia stanco di partire da casa, prendere la macchina, pagare la benzina, arrivare in una zona di parcheggio, pagare il parcheggio, pagare la metropolitana, pagare tutto quello che è. Basta, assessore, cioè non pensiamo soltanto agli altri, pensiamo un po' a tutti i cittadini che credo che in questo momento stanno soffrendo, e lei, assessore, mi consenta, glielo dico per... io glielo dico sempre scherzosamente, ma in un modo, quando fa il bando, tutte le aree nuove e vecchie, ex nuove e ex vecchie, cioè tutto, noi dobbiamo fare maniera, dobbiamo essere un municipio che in questo momento deve dare l'esempio. Io in questo momento non mi sento, in alcuni atteggiamenti che stanno succedendo all'interno di questo municipio, che sia un municipio che stia dando l'esempio a tutti gli altri municipi. Mi sembra un municipio che sta cadendo sempre nel più profondo dell'abisso, proprio nell'oblio profondo, perché non ci abbiamo purtroppo più una testa o tante teste come voi che ci guidano, che ci delucidano, che ci dicono cosa sta succedendo e come dobbiamo agire. Pertanto le chiedo gentilmente, assessore, di sollecitare il presidente della commissione incaricata, anche se domani è sciopero, giustamente dobbiamo rispondere. Grazie, consigliere Matronova. Grazie. Grazie. Ve lo dico dopo. Dai. Me l'hai soddisfatto. Dopo grazie. Allora, adesso abbiamo le ultime quattro interrogazioni. Prima di procedere alle ultime quattro interrogazioni, siccome è pronta, è arrivata la delibera firmata sul parere, metto in discussione la proposta di delibera, poi riprendiamo le interrogazioni. Per favore, no, si può fare? Come no? Chiedo. Lei ha messo ai voti? No, non ho messo ai voti. Non ho messo ai voti, per favore. Senta, presidente, io sono il capogruppo e Forza Italia, io lo posso dire. Lei ha messo a votazione prima l'inversione dell'ordine del giorno, adesso non può dire a metà discussione mettiamo in discussione la delibera. Non si può fare. Lei deve andare tranquillamente, deve rispettare i lavori del Consiglio e mettere all'ordine del giorno dell'ultimo punto la discussione del rilascio del parere. Mi dispiace. Consigliere Matronova, per favore. È una questione di correttezza questa. Scusate. Consigliere Matronova, per favore. Ma se loro votano, cioè è mancanza di rispetto davanti ai consiglieri. Mi scusi. Vabbè. Allora, vedo che c'è, diciamo, un'opposizione su questo, quindi procediamo allora con l'interrogazione. Prego, consigliere Matronova. Un'unica presentazione e poi l'assessore farà un'unica risposta. Chiaramente le concedo 30 secondi in più. Grazie, assessore, grazie presidente. Allora, illustrerò tutte e quattro le interrogazioni. Sicuramente tanto diranno, tutto ciò che ho detto oggi qua sarà riportato, perché anche se il rosario si dice in compagnia, sarà riportato tutto da solo, ma il consigliere Matrona ha attaccato gli uffici, il consigliere Matrona ha maschera, il consigliere qua, il consigliere là, vabbè, ben venga, ci prendiamo tutte le critiche, ma spero che mi prenderò anche qualche elogio da qualcuno, spero dalla parte politica. Allora, iniziamo col Melograno è un asilo nido che si trova in via del Quadraro, e questo asilo nido ogni molto tanto viene potato, e mo te lo dico perché viene potato soltanto all'interno, cioè come se la parte esterna non fa parte dell'asilo nido. Dico, ma è possibile? Cioè di fuori ci abbiamo i cespugli e dentro tutto carino,
Poi magari arrivano i maestri che dicono no, non bisogna tagliarlo perché sennò vedono i bambini dall'interno, mettiamoci alla rete, che problema c'è? Copriamo, vabbè. Questo è il primo melograno, questo è il primo, sono stato molto... Però posso fare replica, sono 6 minuti, E che si usa? Se 4 interrogazioni mi liquida in 30 secondi. Vabbè, andiamo avanti. Allora, tutta la siepe che circonda il melograno sta in una maniera proprio abbandono. Proprio. Noi facciamo vedere ai cittadini che passano là lo schifo del nostro municipio. Perché dove non si pulisce, il degrado porta ulteriore degrado. Se non podiamo gli alberi, non podiamo le piante, perché giustamente non è soltanto il servizio giardini che opera all'interno del municipio, no, il servizio giardino, scusi, il competente ufficio che opera per il taglio del giardino, della siepe, ma anche di fronte, gli alberi di fronte sono abbandonati, cioè noi passiamo in un punto dove vediamo abbandono a destra e a sinistra e la gente, penso, che si arroga il diritto, giustamente, dove c'è degrado porto ulteriore degrado, perché abbandono, cioè forse io sono abituato, vengo da un'altra era molto lontana, dove ho detto, ripeto sempre, si studiava educazione civica, il rispetto delle cose, però l'immagine è soltanto quella iniziale, cioè entrare in una strada e vedere in una strada quello che c'è e poi dire porca miseria, ma qui non funziona niente e non ci facciamo bella figura. Io ho voglia che dico la colpa è del presidente, da assessore Antonelli e da assessore Morgia che non tira sui parapedonali. La gente dice ma sai a far consigliere, c'ha ragione. E quindi devo arrendermi e devo dire, avete ragione, ho fatto mettere, caro assessore Morgia, dentro 4 fioriere, in croce via del Quadraro, via Le Spartaco, 4 belle piante l'anno scorso, bellissime, non c'è stato uno che le ha annaffiate. Uno, proprio perché questo lei lo sa meglio di me, perché l'incuria è la mancata responsabilità, perché noi continueremo a dire che la manutenzione delle fioriere, che non c'entra niente, però mi prendo i 30 secondi, non è di competenza di questo municipio, non è di competenza dell'ufficio tecnico, non è di competenza del servizio giardini, non è di competenza del dipartimento, non è di competenza di nessuno, però noi continuiamo a vedere il nostro degrado su via Tuscolana, su Largo Spartaco, su via del Quadraro, dove esistono le fioriere c'è degrado. Stessa cosa, melograno potato all'interno e l'esterno lasciato così, all'incuria così, ok. Non so se poi paghiamo, quanto paghiamo, quello ci arriveremo dopo. Via Messina credo che è un'altra scuola che si trova qui vicino, credo che la neve abbia causato dei danni, la neve credo che se non erro c'è stata nel 2011, 9, 10, ditemi il numero così io lo dico, butto lì, 12, ok, anche se è sbagliato comunque è uguale. Dato buona. Allora, se la neve ha fatto dei danni sui cornicioni, giusto? Cadono i cornicioni, sono pericolanti. Che aspettiamo? Quello che è successo a Fabrizio Lucino. Arriva un bel giorno il dipartimento, siccome si allarmano le maestre, arriverà il dipartimento e dirà fermi tutti, l'asilo si chiude, magari lo chiudiamo agosto, una settimana prima che inizia la scuola, dobbiamo fare i lavori e ci creano il problema, perché dal 2012 ad oggi sono passati la bellezza di 2 anni abbondanti e noi abbiamo i balconi pericolanti che impediscono ai bambini di uscire in giardino. No, se questa, cioè non riusciamo neanche con i minimi fondi, non so se ci sono state l'emergenza neve, non lo so i fondi, i famosi 100.000, non lo voglio sapere, però se c'è stato quel minimo fondo di emergenza neve sui cornicioni, sulle scuole e tutto quanto, non so che fine hanno fatto, se ci sono stati o non ci sono stati, fatto sta che a distanza di 2 anni non siamo riusciti ad intervenire su dei cornicioni a fare cascare l'intonaco e mettere in sicurezza. Rimuovendo l'intonaco, bastava rimuovere l'intonaco, trattare i ferri se volevamo trattare e così andava in sicurezza e i bambini potevano uscire. No, non si può fare, recentiamo, i bambini non escono perché i cornicioni sono pericolosi.
altra incuria. Altra incuria, non so da chi, parte questa incuria, questa leggerezza, perché in questo municipio adesso è uscito un altro vocabolo che è stato aggiunto nel vocabolario: non ci sono i soldi. Tu vai a vedere sul vocabolario, non ci sono i soldi, tra parentesi lo dice quello del municipio, perché è sempre così. Adesso funziona così, assessore: non abbiamo più i soldi per fare niente. Prima c'avevamo i soldi per fare tutto, adesso non abbiamo più i soldi per fare niente. Questa è una cosa grave, cioè lasciare quei bambini che non possono uscire mi sembra una cosa esagerata. Poi mi risponda Raffica. Poi abbiamo, mi rispondi, mi dici che sto qua in consiglio, che sta qui questo ragazzo. Allora, l'altra interrogazione riguardava, se non erro, l'Aldo Fabrizi, giusto? Mi dicono, consigliere Matrono, la cambi scuola, me lo dice sempre la Daga. Ma perché sempre Aldo Fabrizi? Perché c'è vivo, c'è abito, ci passo i migliori giorni della mia vita prendendo i miei nipoti, passo i migliori giorni della mia vita, le mie ore prendendo i miei nipoti, e mentre aspetto i miei nipoti vedo il degrado che si sta manifestando all'interno di quella scuola, dovuta, ripeto, tra parentesi, apro virgolette, all'incuria di qualcuno che non sente per niente la responsabilità del lavoro che fa. Adesso potete pure andare a ridire, potete salire sopra, dirlo al secondo, al terzo piano: il matrono ha detto che c'è qualcuno incompetente. Il matrono lo mette pure per iscritto, perché c'è qualcosa che non va. Perché? Vediamo se becchiamo subito l'altra interrogazione, perché così la facciamo subito. Perché mo vi spiego, vi faccio un esempio stupido. Questa è l'incuria, questa è l'incuria e la mancata responsabilità da parte di qualcuno. Io vado dentro la scuola, trovo l'acqua che piove dentro una scuola, dentro una classe, piove, vero assessore? Pioveva. Vado all'ufficio competente in materia e io dico: ma sta piovendo dentro una classe, i bambini sono stati spostati. Ma che? Ma se non piove da 10 giorni? C'ha ragione, ma forse è un tubo. E no, perché io faccio il geometra, sul lastrico solare non ci sono tubi, c'è il lastrico punto e basta, ci sarà un motivo. Salgono, bocchettone otturato, la piscina, l'acqua scendeva, ha invaso le pignatte, continuava a scendere per 4 giorni, 5 giorni, tranquilli, i bambini in un'altra classe, il secchio che scendeva, hanno pulito il bocchettone. Dico: vabbè, può succedere, non è stata fatta la manutenzione ordinaria, può succedere, no? Giusto. Vedo che piove in un corridoio, dico: porca miseria, ma piove dentro questo corridoio. Vado a vedere che te trovo. A me mi è da ridere, scusate, un pluviale, sapete che è un discendente piegato a gomito che spara addosso alle finestre, addosso al muro. L'acqua piove, non va dentro al pluviale, no? Perché i pluviali, la prolunga dei tubi stava per terra, non è che non c'era, quindi bisogna spendere i soldi, no, stava appoggiata per terra, e questo bel tubo che scaricava con gli acquazzoni scarica dentro la parete, dalla parete entra dentro i vetri, invade il soffitto, scende e allaga il corridoio. Dico: assessore, a me vi avverite, perché se noi abbiamo fatto un piano, e poi aspetta, e poi mi dimentico, perché Stelitano, giustamente, io voglio lasciare la sponda, ha fatto mettere una griglia, ha detto che l'ha fatta mettere te, mica ho detto io, una griglia per la raccolta delle acque proprio all'ingresso del cancello, una bella griglia. Perché? Perché quando piove sta in discesa, c'è un avvallamento, l'acqua era alta così, e immaginate i bambini dall'asilo fino alla quinta elementare che passavano quando pioveva proprio coi piedi dentro l'acqua. Si è optato per la griglia. Secondo me la griglia non spara, è a dispersione, secondo me. Comunque, va bene. Che succede? La griglia è stata messa con tanti sacrifici, soldi, solleciti e tutto quanto, ma non c'è chi la manutenta, cioè non c'è chi la pulisce. La griglia è chiusa, è otturata. Allora, la domanda viene spontanea: se noi a settembre, prima dell'apertura della scuola,
abbiamo mandato la squadra, che c'è stava la task force, che c'era qualche cosa, tutte sono partiti sti squadroni al controllo per vedere la manutenzione delle varie scuole, ma che hanno visto? No, io devo capire che cosa hanno visto, assessore, perché piove dal soffitto, è il discendente staccato e butta l'acqua dentro al corridoio, la griglia otturata, la siepe che ha ostruito tutte quante le finestre non esistono più, non si vedono più, c'è una siepe alta 3 metri, ha visto l'assessore? Quindi, allora voglio dire, e non è finita, perché l'assessore pensa che si dimentica, l'ultima cosa, le botole, vi ricordate le botole quando qualcuno mi ha detto dentro questo consiglio, c'è sta la foto però, là, due botole che mi hanno detto, hanno mandato, ha detto esercito, aviazioni, elicotteri, finanza per chiudere due botole, mi hanno detto le botole sono state chiuse, è vero assessore, queste sono le testuali parole, no? Io ho fatto le fotografie all'interno delle interrogazioni con le botole aperte, perché ho cambiato sistema, signori miei, non si fa più l'interrogazione soltanto con la parola, con la scritta, il consigliere interroga, l'assessore risponde, no, ci metto anche il servizio fotografico, voglio spendere 20 euro di fotografie, ci metto il servizio fotografico, perché col servizio fotografico nessuno mi potrà smentire, e infatti l'assessore, che gli viene da ride giustamente, perché gli viene da ride, non mi può smentire, perché so cose lampanti. Madonna, ecco, facciamo rispondere all'assessore. C'è un impianto di innaffiamento che è costato soldi, come quello di via del Quadraro, che è morta, l'assessore mi ha detto ci vanno 10.000 euro, trova i 10.000 euro, come Fabrizio Lascino, i semafori a via Fabrizio Lascino, dove stanno? Dopo facciamo. Allora vi dicono, quando arriva a un certo punto c'è un impianto di innaffiamento, non si può attivare perché non si trova la bocchetta dell'apertura dell'acqua. Oh, ma siamo scemi qua. No, se siamo pazzi io penso che abbiamo superato il massimo, cioè sentire delle risposte, che mo sicuramente sentirò quelle dell'assessore e mi faranno ridere ancora di più, però Carlone, tiri per la giacca il consigliere Patrona, lo faccio sedere, grazie, prego assessore. Signori consiglieri, signor presidente, vicepresidente, tutto sommato sì, è vero che ringrazio il consigliere Marranola, perché che le sue attenzioni siano a volte concentrate solo nelle scuole dove ci sono i migliori giorni della sua vita, effettivamente credo che se visti gli impegni di tutti, ognuno ci aiutasse a vigilare sul buono stato delle scuole, riusciremmo ad avere una visione più completa, perché devo dire, che fa consigliere, non mi ascolta? Devo dire che questo ormai consolidato Municipio 7 conta circa 130 ambiti educativi fra asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e non è facile tenerle sott'occhio, praticamente uno dovrebbe andare in giro tutti i giorni e ci metterebbe 3-4 mesi a finire il giro di tutto e poi dovrebbe ricominciare là da dove ha lasciato, però non potrebbe dedicarsi ad altro. Devo dire che io mi do abbastanza da fare, quindi su alcune cose ho visto molte più cose di quante ne ha visto il consigliere Matraonola e sono fortunato, perché non mi interroga mai su quelle un po' più gravi di queste, che mi addolorano perché non riesco a farvi fronte io in nome del municipio, insomma sono delle situazioni che veramente gridano vendetta e stiamo cercando di affrontarle, ma non sempre riusciamo a farcene carico. Cercherò di rispondere nell'ordine e poi magari di dire qualcosa anche un po' più generale. Iniziamo dall'interrogazione 52, che è quella relativa al melograno. Devo dire che sulle scuole di ogni ordine e grado insiste un elemento di confusione relativo alla manutenzione del verde, che fa sì che la responsabilità degli sfalci, delle manutenzioni, della raccolta del verde sono divise fra vari soggetti a secondo dell'ordine, del grado, della tipologia di scuola. Questo certamente non facilita né la tempestività e né tantomeno la possibilità di verifica di quello che viene fatto. Nello specifico, ad esempio, per l'asilo nido, la manutenzione del verde interno all'asilo nido fino a una certa altezza,
no? Perché è così, fino a una certa altezza è ancora in carico al Global Service, quindi da molti servizi. Mentre le alberature, le siepi, eccetera, a secondo dell'ordine del grado e della situazione, viene affidato con un pagamento puntuale ad altra ditta e non fa parte, per quanto riguarda i nidi, dell'altro appalto, cioè quello che ad esempio nelle nostre scuole primarie e secondarie di primo grado è in carico alla ditta Chiti. Tutti e due gli appalti, sia quello in Global Service che quello per le, che appunto è affidata dalla ditta Chiti, rispondono al dipartimento, non rispondono direttamente a noi, il che complica un pochino la vigilanza. Però entriamo nello specifico. Il consigliere ci ha reso un servizio utile segnalando lo stato di degrado della siepe e nei tempi faticosi, devo dire che faccio solo un anticipo, quest'anno la manutenzione del verde nelle scuole, su questo può fare una consultazione, è andata di gran lunga meglio dell'anno scorso e degli anni precedenti. Devo dire che su questo il Dipartimento ha fatto uno sforzo di calendarizzazione interessante. Ancora ci sono tantissime lacune, cioè ancora si arriva tardi su alcune questioni, però almeno da quello che ho potuto raccogliere dai dirigenti scolastici e dai funzionari educativi, la situazione è stata meno gravosa degli ultimi anni e neanche di quello che ci aspettavamo. Vi leggo la risposta dell'ufficio tecnico, poi eventualmente la commentiamo. In riferimento all'oggetto, comunichiamo che il giorno 20 ottobre la società Roma Multiservizi è intervenuta presso l'asilo nido il Melograno effettuando il taglio dell'erba. Si rappresenta che il taglio della siepe posta lungo la recinzione dell'asilo nido non rientra dagli interventi di potatura, pulizia e sfalcio dell'erba garantiti con apposito appalto della Multiservizi. Tale attività necessita di specifica erogazione di risorse economiche alla società predetta o ad altra società interessata dallo scrivente con specifica compensazione della prestazione eseguita. Questa UOT ha comunque dato mandato alla cooperativa Cantieri Sociali di intervenire in data 22 ottobre per effettuare un intervento anche all'esterno del nido al fine di eliminare ogni forma di pericolo. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. E siccome mi era giunta, al di là della risposta in forma scritta, mi era giunta voce che non fosse stato completato a dovere lo sfalcio della siepe, mi è stato garantito che sarà cioè che è già in corso di completamento, perché manca, oltre a mancare una parte dell'esterno che per oggi è stata fatta, manca la parte più alta, il cosiddetto cappello della siepe. Certamente la vicenda che riguarda il nido in Melograno non è unica e purtroppo riguarda diverse situazioni in cui anche dove riusciamo, ma devo dire si generano anche delle situazioni paradossali, perché laddove c'è una comunale dell'infanzia che risponde a un appalto vicino a una primaria statale che risponde a un altro appalto, si genera il paradossale tanto grave episodio che se una scuola c'ha l'erba tagliata e l'altra no, il degrado inficia anche l'intervento laddove lo sfalcio è stato fatto, perché topi, animali, sporcizia non vengono risolti. Questa è la parcellizzazione degli interventi della pubblica amministrazione, stiamo ognuno dal canto suo lavorando per vigilare in diverso modo. Qualche novità quest'anno c'è, perché anche solo il fatto che l'appalto in Global Service, ad esempio delle ausiliarie, sia ragionevolmente passato dal Dipartimento del Personale a quello scuola, visto che poi si trattava di operare nelle scuole, è un segno di evidente miglioramento e anche di interesse a migliorare. Su questo ci abbiamo ancora molto da fare e quindi mi auguro che potremo farlo. Presidente, che faccio? Chiediamo interrogazione per interrogazione? Scusi Presidente? Vado? Beh. La successiva è la numero, se non mi sbaglio, 54, che riguarda l'edificio di via Messina. Qua faccio il contrario, prima le leggo la risposta agli uffici e poi le dico quello che penso. Allora, in riferimento all'oggetto si rappresenta che lo scrivente ha provveduto in via urgente a rimuovere, anche a seguito degli eventi meteorologici del 2011, l'intonaci a rischio di caduta dei cornicioni, al fine di garantire il transito in sicurezza degli utenti per non pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività didattica. Il ripristino dello stato dei luoghi necessita di stanziamento di somme per assicurare un adeguato intervento di manutenzione straordinaria. Tale stanziamento non risulta inserito nel piano interventi, così come per altre esigenze, presso altri plessi scolastici da almeno 5 anni. Con gli attuali strumenti a disposizione relativi agli appalti di manutenzione ordinaria non è possibile ripristinare dagli intonaci. Lo scrivente ha comunque provveduto a delimitare la zona di interdizione inibita ai fruitori in attesa di specifico conferimento di risorse economiche. Nel merito,
e non ho avuto il tempo per chiedere un'integrazione di questa risposta, perché il consigliere nella sua domanda chiedeva anche notizie in merito a un eventuale stanziamento di risorse per l'emergenza neve e via dicendo, quindi mi scuso se la risposta non è completa, ma l'ho avuta pochi minuti prima di venire qui. Posso però aggiungere due elementi, uno non a discolpa, ma insomma, come dire, a argomentazione fondamentale per il lavoro degli uffici, e che vi assicuro è condivisa in tutti i municipi, perché vi risparmio di entrare nel gruppo WhatsApp degli assessori alla scuola, ma il pianto è veramente comune a tutti i municipi, anzi diversi municipi sono in condizioni peggiori delle nostre, gli assessori scrivono quasi dalla mattina alla sera e mi viene da sorridere, ma in realtà la situazione è abbastanza drammatica. Noi abbiamo un appalto di manutenzione ordinaria e che ci rende disponibili delle somme che non ci permettono neanche di arrivare a fine anno. Nello specifico quello dell'ex nono è già arrivato a zero, e di conseguenza con le esigue risorse dell'ex decimo, che tanto è ancora in essere solo perché è partito a giugno, perché sennò sarebbe già finito da un bel pezzo, e stiamo cercando di tamponare le principali emergenze sia dell'ex nono che dell'ex decimo. Su via Messina però mi permetto di ricordare che c'è un finanziamento di circa 850.000 euro già erogato, quindi già affidato, perché l'anno scorso, questo merito ce lo vogliamo prendere tutto, l'anno scorso abbiamo partecipato a un bando per l'efficientamento energetico della Regione Lazio sui fondi della Comunità Europea, su cui, unico municipio a Roma, siamo stati premiati con 3 scuole per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro. In queste 3 scuole ci rientra via Messina. Adesso l'efficientamento energetico nel caso specifico prevede un cappotto termico del terrazzo e altri interventi sull'infissa e sulle pareti. Mi auguro e voglio sperare che con un minimo di flessibilità, siccome purtroppo non siamo noi gli erogatori diretti dell'intervento, ma siamo stati solo i propositori e progettisti, mi auguro che con un minimo di flessibilità questa sia l'occasione per ottimizzare il finanziamento e prevedere anche il risanamento dei cornicioni, perché altrimenti quello che il consigliere Matrano la sottolinea con molta attenzione, che effettivamente ci riporta sia una situazione di disagio che, laddove non ben vigilata, anche una situazione di pericolo, sarebbe destinata a permanere, perché non sappiamo come saranno le prossime allocazioni sul piano investimenti, ma quelle degli ultimi 5 anni sono state prossime allo zero e di conseguenza ci hanno, gli ultimi 6 anni, perché c'è stato anche questo ultimo bilancio con la nuova giunta, sono state prossime allo zero, quindi oggettivamente non ci permettono di intervenire in quel tipo di ambito. Poi passiamo alle 2 interrogazioni sull'Aldo Fabrizi. Allora, su questo argomento devo fare un'ulteriore premessa, sempre ringraziando il consigliere Madonola e veramente di questo sorridendo per il tipo di relazione che con lui si sviluppa sull'Aldo Fabrizi. E devo dire che c'è una questione su cui invito, anzi colgo l'occasione per invitare tutti i consiglieri a ragionare. Dall'anno scorso, anche se poi è servito un po' di tempo per renderlo operativo, è stato istituito il gruppo di coordinamento edilizia scolastica, e questo perché per ottimizzare un percorso e un progetto che la Presidente Fantino aveva già 10 anni fa avviato nell'ex nono municipio e che aveva fatto sì che la manutenzione ordinaria rispondesse più puntualmente alle esigenze delle scuole, soprattutto con un tracciato che fosse chiaro e indiscutibile dalla segnalazione all'intervento. L'ex decimo municipio non era ancora pronto a recepire questo tipo di strumento, e per di più, essendo passati 10 anni, abbiamo pensato che al di là della delibera che abbiamo fatto in giunta ormai a novembre dell'anno scorso, servisse qualche aggiustamento, e questo ha fatto sì che il gruppo sia stato istituito solo in primavera e solo dal 1 ottobre lo strumento informatizzato che l'ufficio tecnico utilizza è utilizzabile. Adesso, in questa situazione, al di là dello specifico sull'Aldo Fabrizi su cui entrerò, io credo che uno dei risultati di cui ci possiamo sicuramente lodare, perché per la prima volta in questo municipio esiste un sistema informatizzato in cui, a fronte dell'inserimento di una segnalazione da parte delle scuole, la scuola stessa può valutare se l'ufficio tecnico ha dato il mandato alla ditta, se la ditta è intervenuta e se i lavori sono stati chiusi, senza dover andare a interrogare nuovamente gli uffici, sollecitare e via dicendo. E può anche valutare se di contro invece
L'ufficio tecnico ha per un qualunque motivo rifiutato la richiesta perché è visibile sul sistema a cui le scuole possono accedere se la loro segnalazione più o meno urgente abbia trovato accoglimento oppure no. Devo dire che questo strumento, che è solo all'inizio, ci permetterà certamente di ottimizzare tantissimi interventi. Non risolve il fatto che non abbiamo risorse, perché le risorse non ce le abbiamo, e fino a che non ce le avremo, molti degli interventi segnalati voi li troverete sul portale del gruppo di coordinamento come in attesa di risposta. Però ci dà molto chiaramente la visione di quanto è stato segnalato e anche quando è stato segnalato. Nello specifico dell'Aldo Fabrizi, gli interventi che il consigliere Matronolo ha segnalato diventano essi stessi segnalazione, cioè su tutte e due le questioni, sia la questione della griglia che la questione del discendente, non c'era stata una segnalazione puntuale da parte della scuola, quindi è stato il consigliere Matronolo a dare stimolo affinché l'ufficio intervenisse. Questo è un aiuto che i consiglieri possono dare, però quello che vi chiedo di fare in futuro è di sollecitare il più possibile la scuola affinché la scuola inserisca la segnalazione nel portale a cui possono accedere, perché altrimenti tutto lo strumento teso all'informatizzazione e alla trasparenza dei servizi diventa inefficace. Quando ho ricevuto e su questo invece adesso farò la felicità del consigliere Matronolo, perché quando ho ricevuto le risposte su due interventi, e sia per quanto riguarda il discendente che per quanto riguarda la griglia, in cui si dichiarava che gli interventi erano stati fatti, ho certamente pensato che erano stati fatti grazie alla segnalazione del consigliere Matronolo, ma viste alcune esperienze precedenti, compreso quella degli intercapedine, anche se l'intercapedine non era oggetto dell'interrogazione, questa mattina, come si dice in gergo che non sapete né leggere né scrivere, sono andato a scuola e quindi ho chiesto poi agli uffici non solo che integrassero le relazioni che mi hanno fatto pervenire, ma anche che integrassero l'intervento, perché è vero che il discendente è stato disistemato, ma a mio giudizio personale, ma come dire deviso, ritengo che la griglia non fosse stata pulita recentemente, diciamo che perlomeno era passata almeno qualche settimana. Anche io ogni volta, come il consigliere Matronolo, ogni volta che faccio i sopralluoghi faccio le foto, quindi ho invitato il dirigente dell'ufficio tecnico a visionare le foto e a dare una maggiore regolarità alla pulizia della griglia, su cui sicuramente si interverrà. Devo dire che l'ufficio tecnico mi fa notare che su quel tipo di vicenda non era pervenuta nessuna segnalazione, però dal mio punto di vista la sola interrogazione del consigliere Matronolo poteva essere sufficiente affinché quella griglia fosse meglio pulita in questi giorni, e con mio grande dispiacere la griglia oggi non si presentava nel migliore degli stati possibili. Quindi non solo ringrazio il consigliere per la segnalazione, Non solo ringrazio il consigliere per la segnalazione, ma lo assicuro che ho anche sollecitato gli uffici perché la pulizia, se è stata fatta, venga rifatta, perché secondo me non l'hanno fatta con la giusta accuratezza. E devo poi dire al consigliere Matronolo che le due intercapedini, per quanto non oggetto delle interrogazioni, risulta una chiusa sigillata, anche se secondo me non nel modo migliore, anche questo avevo fatto presente agli uffici, lo farò nuovamente presente perché anche di questo c'è corredo fotografico, e un'altra, benché chiusa e sigillata, è stata nuovamente aperta, ma è stata aperta in questi giorni, non so se il consigliere ha delle foto più aggiornate. Questa nuovamente aperta, io non capisco perché non si riesce a chiudere quella griglia in maniera più definitiva, forse lo farò io nottetempo, così mi metto mattoncini e calcio e la vado a chiudere, perché essere oggetto di interrogazioni su una cosa del genere è anche evitabile. Ultima cosa, visto che ci stavo e so che questo avrebbe reso felice il consigliere Matronolo, ho approfittato per fare un sopralluogo più approfondito di quello relativo alle sue interrogazioni, e devo dire che la scuola presenta diversi aspetti di criticità, anche e soprattutto rispetto alla sicurezza dei bambini, ma forse strutturali proprio no, però i punti in cui la scuola palesa situazioni che potrebbero diventare situazioni di rischio e pericolo sono diversi, quindi procederò a un sopralluogo più accurato col dirigente dell'ufficio tecnico, e per quello che ho visto io e per quello che mi è dato di capire di edilizia scolastica, credo che ci siano gli elementi per chiedere una somma urgenza al pari di altre situazioni, come le abbiamo chieste recentemente e stanno battendo alla Diaz e alla Duca d'Aosta, come sono in corso di svolgimento a Fontanile Lagnino, alla Mimosa, a San Matteo. Insomma, visto che non si riesce a capire come mai ma non vengono allocate le risorse del piano investimenti,
andremo avanti per somme urgenze, ma quella è una di quelle situazioni che secondo me va affrontata tempestivamente e risolta. Se poi si riuscissero a togliere un po' più regolarmente gli aghi di pino dai terrazzi, devo dire che là uno dei problemi relativi all'infiltrazione è la quantità di aghi di pino che cade sui terrazzi, ma là veramente servirebbe un intervento almeno settimanale. Ahimè, sono terrazzi non messi in sicurezza, nel senso che i parapetti dei terrazzi sono alti 30 cm, quindi là o interviene personale specializzato con le dovute attrezzature o non si possono pulire in sicurezza. Però assicuro che continuerò a prestare tutte le attenzioni del caso all'Aldo Fabrizi e al Melograno, oltre alle altre 128-130 scuole di questo territorio. Oltre alle altre 128-130 scuole di questo territorio. Grazie. Consigliere Matrosola. Io la ringrazio, assessore, però se tutti ci avessero i nipoti che ho io, forse, ma ce l'ho purtroppo concentrato in alcune scuole, non posso dividermi, ce n'ho 7, e l'altro dopo passeranno alle elementari, medie, e mano a mano sono tutti distribuiti, quindi 4 delle bambine e 3 dei miei nipoti, quindi sono tutti distribuiti al 7° e ad 8 pure. Per favore. Solo che il problema del consigliere Matronola qual è? Che forse perché c'ho il pallino tecnico in testa e quando vedo qualche cosa che non va mi immedesimo, dico io che avrei fatto al posto loro, e quando vedo che qualche cosa non viene fatta a me scatta la molla, esco fuori pure col linguaggio un po' troppo forte, perché è normale, sarà normale, forse è un problema di testa, non lo so. Comunque assessore, io la ringrazio perché forse anche i consiglieri qui presenti, grazie alla mia interrogazione, hanno saputo che c'è un portale dove si possono, diciamo, informare o comunicare i vari dirigenti scolastici, anche se, questo me lo lasci dire, assessore, se c'è un intervento, una classe viene chiusa o piove da qualche parte, viene ripristinato il luogo, ma non viene avvisato il dirigente per dirgli guarda tutto a posto, puoi rientrare, e il dirigente aspetta la famosa nota che arriva dall'ufficio. Questa è una carenza, molto una carenza. Per quanto concerne la pulizia degli aghi sopra i lastrici, in 30 cm non credo che pulire e spazzare un lastrico di 100 metri possa portare un pericolo. È una cosa che si fa, gli aghi, i pini stanno soltanto in un angolo, non stanno all'altra parte, quindi detto questo, la botola non è stata chiusa, basta guardare le fotografie, sono identiche, quindi non credo che ho fatto un fotomontaggio. Però una cosa mi è piaciuta, assessore, lei ha detto che si sta intervenendo su 180 asili, roba varia, scuole, roba varia, magari in criticità, perché giustamente ci abbiamo, però dove possiamo intervenire a costo zero non interveniamo. Ma le dico un'altra cosa, non c'è mio nipote che va in quella scuola, però la scuola che io ho segnalato più di una volta, ci sono i bagni rotti, lo ricorda, no? Morena, non può arrivare l'elettricista a cambiare le lampadine perché manca il furgone. Mi sembra la cosa giusta. Cioè un elettricista non può intervenire a cambiare la lampadina perché non sa dove mettere la scala, perché manca il furgone. Beh, assessore, mi consenta, no? Queste sono carenze gravi. Perché mancare, cioè impedire a un elettricista pagato, perché poi un dipendente comunale credo che sia, non voglio esagerare, non può intervenire perché manca un furgone, questo furgone ce l'ha, non so chi ce l'ha, non voglio sapere, però c'è il furgone, come magari c'è una macchina bianca, una Panda, una Uno, quello che sia, che magari è ferma istituzionalmente dalla mattina alla sera nel piazzale. Beh, io scusate, una macchina istituzionale. Allora. Sto finendo di. Oh, cioè, no, mi deve dire se è soddisfatto della risposta oppure no. Non può fare un ulteriore intervento. No, sto arrivando, non sto facendolo. Voglio dire, c'è una macchina ferma, istituzionalmente ferma nel piazzale, magari dalle 9 della mattina alle 7 della sera, alle 8 di sera, quella stessa macchina potrebbe essere utilizzata diversamente. Senza levare all'istituzione, nulla all'istituzione, per carità, me ne guarderei, e magari il furgone potrebbe essere
ceduto a quei poverelli che con la scala non riescono a cambiare una lampadina. Cioè noi abbiamo avuto delle aule al buio, degli uffici al buio, lei lo sa, via Messina è una di quelle, uffici al buio perché non c'è il furgoncino per caricare una scala. Oh, ma siamo nel 2014, assessore, la razionalizzazione dei servizi è questa, cioè non si possono razionalizzare soltanto i servizi per gli interventi tenendo le macchine bloccate o per altri usi, non si può fare, assessore. La Splendid Review ce lo sta impedendo, ci ha tolto le macchine, ce ne ha date soltanto due, queste due, una è bloccata e un'altra non si sa che fine ha fatto. E lei questa deve prendere atto e deve intervenire con la sua forza, perché è normale, non si può andare avanti così, assessore, mi scusi, però lasciamo perdere che il discendente è stato riparato e mi scarica sul lastrico solare un'altra volta, che se sattura, se tutta la scuola viene giù, lasciamo perdere, è stato riparato. Ha detto che ci vogliono i soldi per cambiare discendente, prendiamolo per buona, la siepe è alta 4 metri, noi arriviamo a potarla a 2 metri, ma gli altri 2 metri dobbiamo trovare uno alto. Ma come funziona? Assessore. E poi l'ultimo, e chiudo e me ne vado? No, nel senso buono. Io voglio sapere, quando non viene fatto un intervento, tipo chi ti fa gli interventi? Se non fa gli interventi, quale ufficio interviene per riprenderlo, per metterlo in mora, anche se dipende dal dipartimento? Perché il municipio, signori miei, è casa nostra, il dipartimento sta dall'altra parte, noi siamo i padroni di casa, loro saranno pure i supervisori, non ce ne può fregare di meno, ma se qua non funziona qualcosa, il nostro municipio deve intervenire affinché il dipartimento gli sestrurano le orecchie. Perché altrimenti, se il dipartimento sta lì, tipo come ha detto l'assessore Morgia, molto impegnato, giustamente ha detto, ma i parapedonali, i dissuasori sono del dipartimento, ma io sto a casa mia, ma che aspetto il dipartimento che mi viene a mettere il parapedonale? Chiamo la ditta mia, c'ho il pronto intervento, quelli che hanno recintato sono i vigili del settimo municipio, e se ci sarà l'ufficio, la cooperativa, il cantiere, quello che te pare che può tirare su un parapedonale? E basta, assessore, e basta così giretti, non ce l'ho con lei, perché non ce l'ho, si è prodigato, perché grazie alle mie interrogazioni adesso non più con le aule. Allora, grazie. Abbiamo chiuso con le interrogazioni. Posso pure andare. Torniamo al primo punto che c'è all'ordine del giorno. Sì. La proposta. Il Garden e i Carabini. Non ci sono, quindi non ci sono le risposte. Va bene? Allora, chi è che presenta? Quando lo prevede? Consigliere Poli, prego. Assessore, scusi, presidente. Che c'è? Quando è che prevede? Facciamo la riunione del capigruppo e decidiamo. Ecco, prego. È molto allora, importante. Consigliere Poli. Grazie, presidente. Vicepresidente Morgia, assessore Antonelli. Consigliere Poli, un attimo, solo per favore. Mi chiedo dall'ufficio consigliere che è stato presentato un ordine del giorno a firma sua su questa proposta di sapere. Quindi facciamo la discussione generale e poi presentiamo l'ordine del giorno. Sì, vede, più che su firma mia è su indicazione della commissione, quindi io ho sottoscritto l'atto per una correttezza di tipo formale, ma è la commissione Prego. Che ha individuato gli argomenti. Prego. Allora, colleghi consiglieri, la proposta di deliberazione che ci perviene dall'Assemblea Capitolina reca la firma dei consiglieri Azzuni e De Luca e attiene alla istituzione, quindi approvazione di un regolamento quale strumento di pianificazione territoriale per la disciplina dell'installazione e quindi realizzazione degli impianti di telefonia mobile. Io vi ricordo che nella seduta del 13 marzo del 2014 il Consiglio approvò all'unanimità una risoluzione con la quale auspicavamo che in sede di Assemblea Capitolina, quindi l'amministrazione centrale, si avviasse una riflessione e venisse predisposto e approvato un regolamento di pianificazione che curasse anche gli aspetti di natura urbanistica e riferimento alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. Bene, il regolamento che ci perviene allegato alla proposta di delibera va proprio in questo senso, quindi con la finalità che avevamo già indicato della minimizzazione del danno per i cittadini, dotarci di uno strumento che potesse normare
alla materia e quindi mettere in condizione anche i municipi di quale istituzione di prossimità di potersi adeguare e tutti agire secondo una voce univoca dettata dall'amministrazione centrale. La Commissione ha dedicato diverse sedute alla tematica e l'orientamento è stato sempre favorevole su questa iniziativa dei consiglieri capitolini. Purtuttavia il regolamento insomma è stato esaminato con attenzione anche con il supporto degli uffici. A questo proposito voglio ringraziare in particolare Giovanna Feliziani che è stato con noi più volte. E la Commissione ha ritenuto di formulare alcune proposte emendative nel testo del regolamento che sono state recepite con l'espressione di parere, tutte con la finalità di praticamente rendere più stringenti talune previsioni regolamentari per ciò che attiene gli obblighi dei gestori di telefonia mobile. Questo non perché i commissari sono ingenui, non comprendono che ormai la trasmissione dei dati via etere sta diventando predominante per la vita di tutti quanti noi, ma tuttavia tutti quanti i commissari hanno convenuto che ricercare quelle soluzioni nelle pieghe del regolamento per ottenere una minimizzazione dei danni, soprattutto nei siti sensibili che sono le scuole, i luoghi di lavoro, gli ospedali, fosse cosa giusta, per cui ci sono una serie di proposte emendative sull'articolo che vado ad illustrare velocissimamente perché l'ora, comprendo, sta divenendo tarda. All'articolo 3, detta i criteri per la localizzazione e progettazione degli impianti. La Commissione ha ritenuto di sopprimere un intero paragrafo perché rispetto alle previsioni del regolamento che diceva qui possono essere localizzate gli impianti di telefonia e radiomobile, subito dopo con questo paragrafo dice però se non è possibile è consentita la localizzazione degli impianti in altre aree senza però solo se le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee e insufficienti. Siccome la formulazione non è chiara se questa inidoneità o insufficienza sia derivi, voglio dire, da un'espressione comunale, ma e il senso è proprio questo, derivi invece da un'interpretazione del gestore, dare delle prescrizioni dove l'antenna si possa collocare in una determinata area e se il gestore ritiene che sia insufficiente dargli l'autorizzazione per farlo in un'altra area indipendentemente, ci è sembrata una libertà troppo estesa rispetto all'operatività del gestore. L'articolo 4 integra la parte conclusiva dell'ultimo capoverso. L'articolo 4 tratta del divieto di installazione e cerca, per quanto ci è possibile dal punto di vista politico, di chiarire che non è consentita l'installazione sugli impianti, su edifici costruiti abusivamente o su immobili che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Questo per evitare proprio ogni dubbio interpretativo e questo, se vogliamo, a favore anche degli enti, dei gestori di telefonia mobile, allorquando un edificio abbia solo una parte non sanata, abbiamo fatto l'esempio classico delle verande, il gestore potrebbe avere invece il diniego perché non c'è tutto lo stabile in regola dal punto di vista dell'abusivismo. Quindi voglio dire, è stato chiarito meglio il concetto. Il successivo articolo 8 attiene alle funzioni di vigilanza, controllo e partecipazione. In questo caso la parte conclusiva del secondo capoverso parla di concerto con i municipi, nel senso che tutta questa operazione di vigilanza e partecipazione debba essere fatta di concerto. La Commissione ha ritenuto invece più opportuno essere più stringente in questo concetto e indicare su indicazione dei municipi, quindi municipi come parte attiva e propositiva anche nei controlli e nella partecipazione e nelle funzioni di vigilanza. La
fase più, diciamo, tra virgolette, controversa, nel senso che dove abbiamo dibattuto con più energia, è stato quello che attiene all'articolo 11 del regolamento a pagina 12, quando il regolamento recita che l'installazione degli impianti di telefonia mobile, quindi sia dell'installazione che la modifica, è soggetta a SCIA. Su questo la Commissione ha ritenuto di essere molto più incisiva, quindi di suddividere l'obbligatorietà per i gestori degli impianti che installano il nuovo impianto a sottoporsi alla disciplina della DIA, mentre per le modifiche degli impianti di telefonia mobile soggetti alla SCIA. È stato fatto osservare anche propriamente da alcuni consiglieri che la legislazione nazionale tende ad una semplificazione di queste procedure, purtuttavia anche nelle premesse della delibera questa parte non è molto chiara, probabilmente dovuta alle numerose norme che ci sono in materia, e quindi la Commissione ha ritenuto di essere più stringente in questo concetto. Laddove questo fosse, Presidente, un elemento pregiudiziale per alcuni, per dire che comunque l'orientamento quello nazionale è quello, potremmo prevedere anche di approvare a stralci gli emendamenti e quindi togliere questo, però mi sento come portatore dell'orientamento della Commissione di sollecitarne l'approvazione in questo senso, anche se obiettivamente temiamo che poi la reazione e la decisione definitiva dell'Assemblea Capitolina sia invece per la semplificazione. Sempre l'articolo 11 è stato suggerito da uno dei commissari, il collega Ciancio, la previsione di un paragrafo aggiuntivo che la Commissione ha approvato all'unanimità, che attiene alla informativa sempre in caso di installazione, quindi la rigidità tra virgolette del municipio riguardo ovviamente i nuovi impianti che vanno ad arricchire il nostro municipio, quindi la massima cautela sulle installazioni, nel senso di che il gestore prima di procedere alla formalizzazione, quindi sul territorio, di acquisire anche il nulla osta del genio civile per una verifica delle strutture esistenti. Il richiamo è stato accolto e favorevolmente, e io dico anche propriamente, perché noi dobbiamo considerare che il nostro territorio, ancorché nella parte, diciamo, più periferica, extragrano, i nuovi piani di zona, le abitazioni sono in cemento armato, sperando insomma che restino solide per molto tempo, nella parte consolidata del nostro territorio i vecchi palazzi che ci sono devono essere salvaguardati, per cui questa forma di cautela che poteva sembrare eccessiva anzitutto non ha avuto osservazione da parte degli uffici, che l'hanno ritenuta invece accoglibile, ma la Commissione ha ritenuto di farla propria, quindi con un paragrafo aggiuntivo che speriamo che l'Assemblea Capitolina valuti in maniera positiva. Un altro emendamento è stata accolta l'osservazione che è stata fatta direttamente dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, quindi con un'osservazione che ha accompagnato la deliberazione, quando prevede che il Dipartimento stesso non provveda autonomamente a pubblicizzare l'istanza del gestore, ma che la trasmetta al municipio, che esso stessa provveda a trasmetterlo. Questo in continuità con quanto accade ora, e l'osservazione del Dipartimento è stata ovviamente accolta, perché il municipio avrà così la possibilità di informare attraverso il sito internet tutti i cittadini dei nuovi impianti, sia degli impianti che vanno mano a mano ad aggiornarsi. Ultimo emendamento che è stato proposto è un altro capoverso aggiuntivo proposto dal collega Tutino, anche questo approvato dalla Commissione, che prevede da parte del gestore la corresponsione degli oneri per poter fare delle misurazioni dei campi elettromagnetici dei nuovi impianti, con annessa sanzione, ovvero ove queste rilevazioni
dessero un esito negativo, nel senso che i campi elettromagnetici superassero, voglio dire, i limiti, il gestore è obbligato alla rimozione delle installazioni e non operare nel medesimo sito per un tempo di 3 anni, quindi un'inibizione pure a proseguire sul medesimo sito. Come dicevo, la Commissione poi ha espresso parere favorevole richiedendo la predisposizione di un ordine del giorno che si è reso necessario perché durante la discussione è emerso che il regolamento non fa riferimento al protocollo d'intesa che è attualmente in essere e che risale al 2004, il protocollo d'intesa è sottoscritto dai principali gestori di telefonia mobile con l'assemblea, con il consiglio comunale. Non facendosi menzione nel regolamento, la Commissione ha ritenuto utile predisporre questo ordine del giorno quale per formulare un'opera di sensibilizzazione presso il sindaco, la giunta, insomma chiunque poi provveda alla redazione formale del testo definitivo, per poter rivedere questo protocollo d'intesa o comunque per statuire in maniera precisa e inamovibile il mantenimento, quindi le distanze minime dai siti sensibili, perché qui si tratta nel regolamento dei siti dove è possibile collocarli, dove è possibile collocare le antenne, ma non si fa nessun riferimento alle distanze minime dai siti sensibili, per cui una riflessione che la Commissione ha ritenuto di formalizzare con l'ordine del giorno, come pure, questo è l'ultimo punto dell'ordine del giorno, è quello di attenzionare l'amministrazione centrale affinché emani delle direttive sulla corretta interpretazione del combinato disposto di 2 articoli che consentono agli operatori di telefonia mobile di accorpare gli impianti. Bene, la Commissione, sempre nell'ottica della salvaguardia dei cittadini, chiede che l'amministrazione centrale emani le direttive, nel senso che l'accorpamento degli impianti non sia equivalente a una sommatoria automatica dei valori, cosa che raddoppierebbe, come è ben immaginabile, le emissioni dei campi elettromagnetici. Concludo qui comunicando ancora che la Commissione ha espresso un parere favorevole sull'impianto che ci è pervenuto dall'amministrazione centrale. Grazie consigliere Poli, credo di aver capito che ha anche illustrato l'ordine del giorno, quindi, quindi c'è stata una presentazione sia della proposta complessiva che dell'ordine del giorno. Allora, apriamo la discussione, chi vuole intervenire? Allora, nessuno? Oh, che fai? Scoppio ritardato. Allora, consigliere Giuliano, prego. Prego. Allora, grazie Presidente. No, pensavo che qualcuno potesse fare un altro tipo di intervento, ma io quindi mi accingo, visto che sono forse l'unico che interviene. Evidentemente la discussione fatta in Commissione è stata esauriente. Quindi... Prego, consigliere Giuliano. Però è anche vero, riprendere un attimino quello che sono le fila, no? In modo molto preciso e puntuale il Presidente della Commissione ha spiegato e ha raccontato come poi si è formata questa come si è lavorato su questa delibera con un preciso ordine del giorno che racchiude tutte le richieste dei commissari. E quindi questo ordine del giorno è fondamentale per quello che ci riguarda per la votazione poi finale, nel senso che diamo in modo preciso e puntuale le indicazioni che dal nostro municipio devono arrivare a Roma Capitale. Perché? Perché volevo ricordare che questa delibera, immagino, da quanto io ho capito, da quanto sono le mie notizie, ma penso di non sbagliarmi, che questa delibera, insomma, che questo parere che viene dal Comune è figlio insomma, del nostro lavoro e dell'indicazione che a marzo del 2014, quindi con una risoluzione che è nata in questo Consiglio, è stata propedeutica al lavoro finale di Roma Capitale e quindi a far sì
che si potesse prendere in seria considerazione questo famoso, tra virgolette, piano regolatore delle antenne. Perché noi, ricordo ai colleghi, che comunque sia abbiamo subito sul nostro territorio, e immagino anche in altri municipi, degli interventi, delle situazioni da parte dei gestori non chiare, nel senso che ci sono stati fatti delle installazioni che hanno provocato sia nel tessuto cittadino, ma sia anche per quanto riguarda le amministrazioni, delle difficoltà, quindi delle discrasie. Per cui dietro poi un attento lavoro fatto a febbraio, gennaio-febbraio, insomma fino ad arrivare a marzo, con soddisfazione devo dire, forse è uno dei pochi documenti che questo municipio è riuscito ad anticipare, cioè a governare uno di quei settori, di quei argomenti che questo municipio è riuscito a mettere in evidenza a Roma Capitale, affinché si potesse insomma mettere mano e regolare quelle che sono poi le attività, tenendo conto ovviamente sia delle esigenze appunto della cittadinanza, ma anche l'esigenza che comunque devono avere le società di telefonia. Solo che ci troviamo un po' in una giungla, per cui qui abbiamo un caso particolare avuto a via Francesco Gentile, che diciamo ha fatto anche, come si dice, insomma strada dal punto di vista anche amministrativo, quindi ricorsi al TAR, consigli di Stato eccetera eccetera, che ancora non ha definito. Quindi c'è un vulnus all'interno della diciamo delle procedure amministrative, e spero prima possibile venga comunque messo a posto e pianificato nel senso dovuto, quindi nella misura giusta. Quindi questo lavoro oggi ci arriva dall'amministrazione comunale, figlia del nostro intervento, quindi un minimo di soddisfazione questo consiglio lo può pretendere. E anche quindi io, come consigliere di Fratelli d'Italia, che comunque avevo dato anche il contributo di portare all'attenzione di tutto il Consiglio della Commissione questo argomento, e il risultato è una bella soddisfazione. Oggi non abbiamo la possibilità, quindi si deve partire giustamente da un punto. Ci è arrivato questo regolamento, non l'abbiamo trattato in modo decente, in modo diciamo quindi ragionevole, cercando di mettere quei paletti che sono sostanziali. Poi qualcuno dei colleghi dice, beh, poi al comune, insomma, in consiglio ce lo bocceranno, però intanto noi, come è nostro compito, facciamo il nostro lavoro, cioè abbiamo fatto il nostro lavoro. Ci siamo messi nella condizione non di essere dei tecnici, ma nella condizione, a parte che abbiamo avuto il supporto ovviamente degli uffici, ma nella condizione di poter dire quello che abbiamo recepito in tanti mesi dal territorio. Per cui c'è un titolo abilitativo, c'è comunque un permesso a costruire, qualunque sia lo strumento urbanistico, oppure il discorso di poter essere equiparato alle opere di urbanizzazione primaria, qualunque sia lo strumento deve seguire un iter ben chiaro. Ora, l'ordine del giorno ovviamente diventa, caro Presidente, diventa fondamentale, quindi per quanto mi riguarda, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, noi voteremo questo parere con l'approvazione dell'ordine del giorno e della sua integrità, perché se no non ha senso mandare una cosa alla Roma Capitale, al Consiglio Monca, cioè che non tiene conto delle nostre osservazioni e delle nostre motivazioni, che messe insieme danno un senso, cioè non sono state poi scollegate tra di loro, cioè lette come sono state lette e come sono state formulate danno una sorta diciamo di concetto molto lineare e molto semplice da capire. Abbiamo messo in condizioni di sapere prima, per esempio, che l'ARPA Lazio deve intervenire prima, non dopo, a una verifica così sommaria. È parte diciamo in principale parte importante del procedimento, quindi deve fare la verifica, no? Devono essere fatte delle misurazioni comunque, no?
a presentazione progetto, l'ARPA ha anche il compito di verificare se quello che viene messo sul progetto risponde dal punto di vista sanitario, no? A quello che appunto viene il prodotto finale. È importante avere da parte dell'ARPA, che è sempre stata messa, perché poi quando io ci ho parlato in alcune occasioni ci rimandano pure una certa incertezza, non è compito nostro, noi possiamo dare solo un parere, non è vincolante, il comune dice che è vincolante, poi non è vero, insomma si crea per chi deve poi capire e affrontare un problema di questo tipo, e non è che non ce n'abbiamo sul nostro quadrante e su Roma tutta, è normale che non sa poi di quale pesce prendere, per cui l'ARPA per esempio è in questo ordine del giorno che noi abbiamo messo come commissione, è un attore principale. Per esempio il discorso della dieta della scia, due parole in più, cioè si è voluto con la semplificazione del regolamento edilizio cercare di utilizzare la scia come strumento semplice per richiesta intervento, ma qui stiamo facendo appunto, si parla di intervento strutturale, quindi non è che si mettono due elementi sopra un tetto o così, tanto per mettere, cioè comunque una struttura, ci sono un palo, l'altezza, la consistenza, il peso, quante diciamo antenne vengono messe, insomma c'è da prendere un'autorizzazione che deve essere data con una dichiarazione di inizio attività, cioè deve essere presentato tutto il progetto e i tempi necessari per dare agli uffici, che purtroppo il municipio in questa fase e anche successiva non avrà mai comunque la certezza di poter intervenire, però può essere quello che mette in evidenza se le cose che gli sono arrivate seguono un iter, seguono una procedura, sono a posto come documentazione oppure no, con l'avallo come diciamo prima dell'ARPA. Quindi la DIA, c'è un minuto, grazie, la DIA ovviamente è fondamentale, poi anche un altro collega ha detto appunto di fare un passaggio al giudice civile e ne siamo stati tutti ovviamente convinti che questo fosse importante. Volevo solo aggiungere come è fine e come bisogna stare attenti a usare le parole, perché nell'articolo 11, quindi lo lascio alla riflessione dell'Aula, nell'articolo 11 a pagina 12, dove appunto si dice che degli impianti di telefonia mobile è soggetta a DIE e le modifiche degli impianti di telefonia mobile sono soggette a SCIA, per esempio ci siamo dimenticati, questo lo dico ma come riflessione, a mettere dopo la parola le modifiche non sostanziali, quindi l'installazione degli impianti di telefonia mobile soggetta a DIA e le modifiche non sostanziali degli impianti di telefonia mobile sono soggette a SCIA. Per dire perché non sostanziali? Perché ultimamente noi verifichiamo che arrivano sul nostro municipio degli aggiornamenti, delle modifiche, delle ottimizzazioni delle antenne, e non sappiamo se a queste vengono applicate diciamo delle modifiche vere e proprie, quindi vengono solo dette che vengono diciamo fatte un ripristino, un controllo eccetera, ma può darsi che vengano invece poi modificate sia nell'altezza, ok, e sia nella consistenza, quindi mettere non sostanziali sarebbe stato ancora meglio, però questo io adesso lo lascio per dire che non è stato semplice cercare di capire quello che è. Vedo appunto che comunque non è di grande interesse questa cosa, ricordo che io sono in aula insieme ad altri colleghi perché è frutto di un lavoro nostro di questo municipio, quindi sono stati promotori, se poi neanche su questo non riusciamo ad avere i numeri per poter portare avanti quello che noi abbiamo diciamo indicato al Comune di Roma di far sì che, no, si facesse portatore poi di un regolamento, di un atto e di un documento ufficiale, questo a me mi lascia perplesso. Comunque sia, se con l'ordine del giorno viene approvato, Fratelli d'Italia quindi è favorevole, perché abbiamo messo tutte quelle condizioni che sono diciamo ottimali per poter far coesistere la richiesta delle società di telefonia ma anche quella dei cittadini, perché comunque bisogna tener conto che anche nell'ultimo caso i siti sensibili, i famosi siti sensibili non sono stati comunque tenuti in considerazione in alcuni casi, quindi
bisogna prevenire poi, prima che poi curare quando poi il problema è emerso. Anzi, consigliere Giuliano, vedete che ha fatto anche la dichiarazione di voto, quindi poi non le darò la parola per la dichiarazione di voto. Allora, apriamo la discussione. Sì, giusto, aperto. Scusate, è tardi. Prego, consigliere Tutino. Sarò molto breve, anche per consentire, diciamo, che questo dibattito abbia luogo e che anche il voto abbia luogo, perché è chiaramente una cosa a cui teniamo molto ed era il motivo per cui poi abbiamo fatto attenzione al discorso dell'ordine del giorno, che sarebbe stato interessante se fossimo stati di più a questo dibattito, perché è uno dei temi più rilevanti per la salute del territorio, dei cittadini e anche poi per perché le istituzioni possano confrontarsi con gli interessi economici e mettere a confronto interessi economici e gli interessi giustamente soggettivi di salute ed oggettivi di salute del territorio. Come lista civica abbiamo tentato di dare un contributo, ma bisogna dire che la sintesi fornita in commissione dall'apertura e dal dibattito aperto tra tutte le forze è stata certamente utile e seria, quindi sarò brevissimo solo per mettere un attimo l'accento su uno degli aspetti che è il problema dei controlli sulle emissioni. Abbiamo tentato di dare il nostro contributo chiedendo che gli enti gestori, che insomma non mancano di risorse finanziarie, all'atto della presentazione della domanda corrispondano anche le risorse finanziarie necessarie ad un tot di interventi di monitoraggio. Ad un tot di interventi di monitoraggio, in maniera tale che l'istituzione pubblica abbia gli strumenti finanziari, oltre che quelli tecnici, per corrispondere a tali controlli. Quindi chiaramente il nostro voto sarà sia estremamente positivo, ma sarà anche di grande interesse poi per gli esiti successivi, perché è stato giustamente rilevato dal consigliere Giuliano, non solo che questo voto è in continuità con quanto già fatto da questa assemblea, che aveva chiesto all'assemblea capitolina un documento proprio di questo tipo sulle fonti di emissioni elettromagnetiche. Quindi lavorando in continuità su questo, ci auguriamo che l'assemblea capitolina dia il giusto valore a queste richieste. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tutino. Altri interventi? Non ci sono. Passiamo all'ordine del giorno. La presentazione dell'ordine del giorno è stata già fatta. Sì. Ci sono dichiarazioni sull'ordine del giorno? No. Allora. No, facciamo l'ordine del giorno. Allora, mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, approvato con 14 voti a favore. Passiamo adesso alla dichiarazione di voto sul parere, sulla proposta generale. Ci sono le dichiarazioni di voto? No, consigliere, ci ha fatto prima la dichiarazione di voto. Non le do la parola, mi dispiace. Faccia ricorso, non le do la parola. Allora, chi è favorevole? Va bene, allora per Cristian Noemi non faccio dichiarazione di voto, va bene? Facciamo la controprova, chi è contrario?
Nessuno? Chi si astiene? Chi si astiene? No, dopo, domani. Chi si astiene? Nessuno. Allora, approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti a favore. Consiglio chiuso, grazie.